Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di tutti i miei prodotti preferiti per l'estate anti zanzare. Allora, da quando sono piccola, sia io che la maggior parte della mia famiglia siamo dei fanali per le zanzare. Forse sarà per la tipologia di pelle, appena mi vedono notte e giorno in qualunque posto sono, zac, e arriva la bollicina. Da qualche anno a questa parte ho trovato qualche metodo comunque per avere il meno possibile delle bolle di zanzare per tutta l'estate su tutto il corpo. Per quando sono in casa abbiamo scovato un metodo abbastanza efficace: zanzano, questi aggeggini che si mettono nella presa della corrente per far sì che le zanzare non si avvicinano. Naturalmente non sono quelli che emanano profumazioni, non sono quelli che emanano radiazioni, ma semplicemente si mettono nella spina ed evitano appunto l'avvicinarsi nell'ambiente delle zanzare. Mi trovo bene, non fa rumore, la notte non dà fastidio e appunto mi piace molto, e ho notato che è anche abbastanza efficace, non fa scomparire del tutto delle zanzare rispetto a quando non lo avevo nella presa. Adesso ce ne sono molte molte di meno. Quando è attivo si accende una lucetta rossa dietro e appunto inizia subito a funzionare. Quando sono fuori casa ho trovato alcuni metodi alternativi per evitare che mi pungano in ogni dove, e sono due prodotti che sto provando dallo scorso anno. Entrambi naturalmente hanno un buon inci, perché comunque anche su questo aspetto preferisco sempre palmare sulla pelle prodotti con ingredienti ottimi. Ho trovato da Acqua e Sapone questo qui, Vapederm 100% di origine vegetale, lozione antipuntura, efficace contro le zanzare comuni e tigre, e naturalmente per tutti i tipi pelle. È questo qui, si apre dietro e potete vedere naturalmente tutta la lista degli ingredienti, le avvertenze, le modalità d'uso. Lo applico su tutto il corpo, sulle braccia perché noto che sono i punti in cui mi pungono maggiormente, e sulle gambe. Ha una profumazione buonissima perché è molto molto fresca. Ha lo spray così, e vado ad esempio a mettere qui, è uno spray bianco che applico una volta massimo due volte al giorno su tutta la pelle, e devo dirvi che mi trovo abbastanza bene perché ho notato che le zanzare si attaccano molto molto meno. La confezione contiene 100 ml di prodotto e di solito con uno faccio tutta l'estate. Naturalmente non lo applico sulle zone delicate, quindi magari nella zona bikini non lo applico assolutamente sul viso. È un prodotto abbastanza funzionale perché comunque mi trovo molto bene, anche per me che ho la pelle molto molto delicata, non crea irritazioni. Il prezzo mi sembra è sui 3-4 euro circa. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto e che tengo sempre nel mio cassetto anche durante l'inverno è questo di Bubble Family, che si chiama Pick Stop Nascondiamoci dagli insetti. Questo praticamente sarebbe un anti zanzare, ma a differenza di quello che vi ho fatto vedere prima è sempre a pompetta. Contiene sempre 100 ml di prodotto, ma può essere utilizzato anche sui bambini, mentre il vape non può essere utilizzato sui bambini al di sotto dei 3 anni. Questo praticamente è una crema con la loro tipica profumazione. Vedete, una texture abbastanza delicata, classico profumo fantastico talcato di Bubble Family. Anche questo è molto molto efficace, mi piace tanto. Naturalmente, come tutti i prodotti Bubble Family, è un prodotto 100% naturale, lascia la pelle morbida e può essere comunque utilizzato anche come una vera e propria crema corpo. Come avete visto anche prima, non lascia scia bianca, si assorbe molto facilmente, come anche il vape. Devo dirvi che non è appiccicoso. Tra i due vi consiglio più questo per la profumazione, per la texture, per la durata. Oltre appunto a lasciare un profumo buonissimo, protegge anche appunto la pelle non solo dalle zanzare ma anche dagli altri insetti. Il packaging è bellissimo, con le solite illustrazioni fantastiche. Quando però le zanzare hanno agito e comunque si è creata la bollicina, per lenire un po' questa sensazione di prurito e di bruciore utilizzo sempre il gel d'aloe vera, perché comunque con le classiche creme corpo un post puntura non mi trovo molto bene, ma col gel d'aloe vera sì, perché comunque essendo un prodotto molto lenitivo che si utilizza anche post ceretta o comunque per seccare
mani. Ho notato che ha un buon effetto anche sulle bolle di zanzare. Io prelevo una quantità minima di prodotto e la metto direttamente sulla bolla. Come sapete, il gel d'aloe vera tende un pochettino a tirare la pelle. Nel caso dopo sento la pelle troppo tirata, la metto su un pochettino di crema per il corpo. Questo appunto, come vi dicevo, è il gel d'aloe vera appunto di B-Lift. È un multifunzionale, non è un gel d'aloe vera puro, ma come vedete è composto al 97% di aloe. Se avete appunto la pianta d'aloe a casa, potete prendere il gel direttamente dalle foglie. O un altro gel d'aloe vera che mi piace tanto è quello di Equilibra. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video un po' diverso dal solito vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere tutti i vostri rimedi per evitare appunto le punture delle nostre odiate zanzare, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao, pollice in su.